Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday Torting Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Tanjiro Kamado, direttamente dal mondo di Demon Slayer targato McFarlane. Per l'occasione è venuto a trovarci Don Hector. Ciao Don! Ciao Davide, ciao collezionisti! Allora, Don, sono contento che sei qua con noi perché parliamo di questo personaggio dove io non sono esperto, perché non ho mai ancora letto il manga, anche se ho iniziato a comprarlo, però non ho ancora letto, però andava recensita questa action figure perché è una nuova serie McFarlane e da fuori sembrano anche fatte molto bene. Quindi, visto che tu sei un po' più esperto di me, mi sembrava doveroso farla con te. Prima di cominciare, come sempre, la recensione, vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti. E ricordarvi che qualora voleste potete abbonarvi anche voi al canale con l'apposito tasto abbonati qui sotto. Oppure potete supportarci con le super chat, mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Allora, questa è la scatola. Solita scatola McFarlane, un po' più piccolina del solito. Davanti abbiamo il nome, l'action figure con tutti i suoi accessori. Sulla costina niente. E sul retro abbiamo l'immagine appunto direttamente dall'anime. Non abbiamo purtroppo la carta in questa serie, questo è una pecca perché sarebbe stato bellissimo avere anche le carte, però vabbè. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Ok, eccoci con la nostra action figure fuori dalla scatola, diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 16 cm. Allora, panoramica, siamo dal volto, direi perfetto, sembra di avere in mano proprio l'anime. Sì, condivido. Sì, è fatto benissimo il painting. Orecchini. Prendiamo gli orecchini nel dettaglio. Sì, sono abbastanza fedeli a quelli appunto dell'anime. Li Perfetto. richiamano un po' le sue origini, la danza del fuoco. Ottimo. Capelli sono in gomma, buono, la testa possiamo muoverla su e giù, ruotarla, destra e sinistra, apertura delle braccia ottima, poi abbiamo la giacca in gomma durissima sul braccio e invece in gomma morbida sul corpo. Possiamo ruotare la spalla, nessun butterfly joint. Abbiamo il singolo snodo qui sul gomito, quindi più di questo non possiamo piegare. Il doppio snodo qui sarebbe stato faticoso farlo con questo effetto della manica troppo largo, quindi ci accontentiamo. Abbiamo la mano, può ruotare. Poi snodi sul corpo, ne abbiamo due, uno qui e uno qui. Possiamo ruotare entrambi, muovere destra e sinistra, davanti così. Apertura delle gambe fino a qui. Abbiamo la parte centrale in gomma che ci permette di muovere la gamba. In avanti un po' più limitato ovviamente. Dell'apertura, però vabbè, non ci importa, non devo metterlo seduto. Sul ginocchio abbiamo uno snodo, andiamo a piegarlo in questo modo, direi ottimo. E poi abbiamo i piedi su e giù e la punta del piede ovviamente che si piega. Rotazione. Sulle caviglie dietro abbiamo queste fasce, direi fatte bene anche nel dettaglio. E dietro nulla da segnalare. E questo è il nostro Tanjiro. Allora, cominciamo con la basetta, che è la classica basetta McFarlane, con la differenza che c'è scritto Demon Slayer, ovviamente. Poi abbiamo due mani rispetto a quelle che abbiamo già su per impugnare, abbiamo due pugni. Poi abbiamo la katana nera,
come giusto che sia, giusto Don? Confermo assolutamente, lui impugna una katana che ha anche la parte della lama nera, che poi durante i combattimenti diventa rossa in quelli più intensi, ma comunque deve essere nera, quindi fatto bene. Ok. E infine abbiamo l'effetto della sua mossa. Sì, lui utilizza l'arte della respirazione dell'acqua, quindi questo è sicuramente l'effetto che ha, legandolo alla spada come stai facendo, gli permette di usare alcune delle sue mosse più tipiche. Ok, quindi va messa così. Da impugnare probabilmente sì, c'è due mani, o anche uno. Allora, paragoniamolo a Tomioka, sempre targato a McFarlane e ovviamente sempre dal mondo di Demon Slayer. Le nostre valutazioni finali. Allora, diciamo che ha qualche difettuccio, sempre come le action figure McFarlane, magari sulle articolazioni, però devo dire che come serie è fatta davvero bene. Mi è piaciuto anche lo stile delle gambe, diciamo dell'abito, come hanno creato l'effetto dell'abito gonfio, secondo me è bella massiccia come action figure. Molto bello il volto, proprio spettacolare, quindi direi che l'acquisto, a mio avviso, per tutti i fan è davvero consigliato. Don, tu che ne pensi? Ma guarda Davide, io concordo, perché comunque Tanjiro per i fan di Demon Slayer è un personaggio importante, quindi la McFarlane secondo me ha fatto bene a buttarsi in questa nuova wave con questi nuovi personaggi a tema anime e manga. Lui tra l'altro è il protagonista della squadra degli ammazzademoni, combatte insieme a Tomioka, il personaggio che hai fatto vedere prima nella comparison, nel confronto, e il dettaglio della spada nera è un buonissimo dettaglio, esteticamente perfetto, il viso anche questo perfetto, quindi io dico acquisto consigliato. Diciamo che hanno fatto un ottimo lavoro e hanno fatto anche bene secondo me a fare questa serie, perché taglieranno le gambe ad altre marche un po' più costose a mio avviso. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di aver seguito. Ringraziamo anche Don Hector per la sua presenza. Grazie Don. Grazie a te Davide. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciateci un like, un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.